Se lo guardi in prospettiva sembra che l'Odorbot stia volando. In realtà c'è la nonna Ubalda che lo sta trasportando. Guarda che roba, laggiù c'è un bisonte che litiga con chi? Non con i miei Claptrap. Eccola che arriva, eccola che arriva la bomba. Via. Oh madonna, 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 madonna. Sono abbastanza distante. La Prometheus ci avrà anche viziato. Ma ammetto che vederti arrivare anche con Godzillark, di sicuro la gente si cacca un attimino. Salve a tutti, sono Delon Gamer e bentornati su Ark Survival Evolved. No, non fate caso allo spadone, è solamente una texture della Prometheus. Ma siccome mi sentivo un po' minchione, ho detto, ma perché non mettiamola? Cioè, guardate che boia di roba. In realtà da vicino la texture è abbastanza a bassa definizione, però fa figo gironzolare con una spada del genere, con lo scudino della nonna Ubalda, santo cielo. Allora, oggi ci testiamo ben tre mod, come potete vedere. Scusate, mi togliete la roba che mi... non vedevo niente, santo cielo. Dicevo, oggi ci testiamo ben tre mod, siamo dalle parti del deserto, visto che volevo esplorare, ed è anche la zona giusta perché avremo a quanto pare una marea di Claptrap di Borderlands. A quanto pare hanno rilasciato una mod che ti riempie il mondo di Claptrap. Oh mio Dio, è praticamente un incubo. Poi ovviamente si va a caccia di Godzilla, anzi Godzillark per l'esattezza, un bestione di dimensioni bibliche. Dopo dovremo lanciare una bomba atomica, sì, avete capito bene, una bomba atomica dalle parti del mare. E se c'è ancora tempo, vedo di esplorare ancora un pochettino le profondità marine per vedere se c'è qualche nuova creatura. Lo scorso episodio abbiamo visto lo squalo martello, figata assurda, quindi voglio vedere se c'è altro. Allora, Ciccio, io ti lascio lì, mi raccomando, fai la guardia. E intanto mi aggiro per questo cavolo di deserto che ancora non ho mai esplorato all'interno di Ragnarok. E vediamo a quale zona migliore per Claptrap, voglio dire. Di solito Borderlands vi ricordava molto le zone desertiche, perciò direi che forse andiamo in direzione corretta. Andiamo. Aia, 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 aia. Porca di quella iperporca. Mamma mia, che ma dimmi te. Cos'è, anche cominciato l'episodio già che mi assalgono le cose? Ma cos'è, è tornato uno dei vecchi episodi di Ark, che nelle intro succedeva sempre di tutto? Ma c'è davvero sempre i traumi in sto gioco? Oddio, c'è un Chocobo che segue un Claptrap! No, Chocobo, lasciami stare il Claptrap! No, no, mi ha ucciso il Claptrap! Ma povero, sei ancora vivo, Ciccio? No, mi sa che è morto malissimo. Ma no, ma povero! Ok, quanto pare i Chocobo sono i nemici del Claptrap. Vai via! Ma no, dov'è? Ma povero, non è in grado di difendersi lui. No, era un bellissimo Claptrap morto, così innocente. E a quanto pare i Claptrap mi danno carne. Non si sa perché danno carne. Vabbè, almeno sappiamo che la zona è giusta. Oh mio Dio, ci sono ancora i cosi fatti di ossa? Oh, eccone un altro, eccone un altro, eccone un altro. Ciao! Oh mio Dio, ma il Claptrap originale. Ah, la mod è molto grezza, eh. Non credo possano neanche combattere, ma è un Claptrap, voglio dire, i Claptrap scappano, ti rubano i soldi, ti tradiscono malamente, voglio dire. Dai, non è fatto male però, ma è bellissimo! Si dovrebbero tipo essere 7-8 versioni di Claptrap. Vi ho detto, alcune sono iper buggate, quindi dovremmo stare tanto attenti. Ah, allora, non uso le armi della Prometheus, ma ti butto giù con i co... Boia, un colpo e sei andato giù, Ciccio. Un colpo e sei andato tanto giù a quanto pare. Benissimo. Bisogna stare attenti perché li danneggiamo parecchio. E si risvegliano anche parecchio in fretta. Va bene. Allora, che visto che la moda è grezza, se ho capito bene, per adesso mangiano le bacucce. Quindi devo andare in giro a raccogliere bacucce. Un po' ne ho già nell'inventario. Però, vabbè, dato che siamo nel deserto, ne approfitto anche per esplorarlo. Ma dimmi te. Ecco qua, Claptrap, prenditi tutte le bacucce. Onestamente, non so neanche quanto ci vorrà ad addomesticarlo, eh. Dovrebbero essere addomesticamenti molto veloci, visto che, come vi ho detto, la moda è più una presa in giro che altro. Ma volete mettere l'esercito di Claptrap dietro di voi? Tutti uno più strano di quell'altro. Ne sono veramente pochissime, quindi sono praticamente a posto. Aspetta, le Steamberry mi pare che non le mangia. Eccolo qua, e abbiamo il nostro Claptrap. Ma dimmi te, aspetta, aspetta, aspetta. Ma dimmi te, allora, in teoria lo posso prendere, davvero? Oh, vabbè, c'ho il Claptrap in mano. Sì, c'ho un Claptrap in mano. Che bello, posso gironzolare col mio Claptrap personale. Yay. Ok, ok, Abemus Claptrap. Bussa via Claptrap, non rompermi le balle. Ma no, ma dai, peccato perché sono un po' buggate gli effetti di luce. Ma no, ma è bellissimo. Mai visto uno stego in ste condizioni. A parte che è anche iperveloce. Te mi segui, Ciccio? Oh, lui mi segue tranquillo e felice. Se mi attaccano te morirai alla velocità della luce, voglio essere onesto. Sì, infatti ha tipo 192 di vita. Ma no, ma è pochissimo, povero. Dovrei probabilmente radunarle in un punto in modo tale che non muoiano male o male. Le giraffe facevano parte di un'altra mod ancora. Oh, aspetta, aspetta, mi tengo fuori le armi. A quanto pare le mod si stanno mescolando e creando una cosa ibrida. Pepe, ti vedo. Mi sa mai che poi mi attacchi. Ehi, là c'è un altro, lo vedo. No. Che versione sei tu di Clap? È un bidone della spazzatura.
Da quando c'è Claptra versione bidone della spazzatura? Ma povero! Non me lo ricordavo, ma c'era nel gioco originale. Ah, c'ho i dubbi. Ma vabbè, ci prendiamo anche questo. No, non scappare, Ciccio. Non scappare, vieni a giocare con noi. Aspetta, 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 aspetta. Però è veloce, eh. Buono, buono, svienici quando hai un secondo. Guarda, c'ho già un altro Claptrap. Ci voglio fare un piccolo esercito di Claptrap scemi. Ok, ok, col prossimo dovrebbe andarci giù. Olè. E poi di quel cane te ne ho sparati 70.000. È svenuto in posizione molto videoludica, atti. Ok, ok, almeno sono riuscito a stenderlo. Olè. Allora, questo dovrebbe essere un attimino più difficile da domesticare, penso, perché mi sembrano più resistenti. Ma comunque anche lui dovrebbe andare avanti a baccucce. Buono, Ciccio, non farti pappare dalla fauna del luogo. Ascolta, senti, facciamo una bella cosa. Tu resta qua e fai la guardia al tuo collega. Se mai, mi raccomando, difendilo, mi fido ciecamente di te. Guarda che figata di posto, peraltro. Vabbè, ma è bellissimo. Poi adesso che me lo esploro a piedi, nonostante abbiamo il tutino, posso almeno godermelo. Che non è niente male. Disse lui e poi svolazzò. Ma vabbè, dettagli. Però scemo pure io se sono dall'alto. No, vabbè, ma c'è il battle droid lì. Come cavolo si chiamava? Il loaderbot. Ma sì, è un loaderbot. Un po' rinco a quanto pare. Lo chiamano Claptrap, non si sa perché. Ma vabbè, come detto, la moda in striper accesso anticipato. Sei un po' pirlotto te, loaderbot, eh. Vieni anche tu a giocare con noi. Ci manca il pirla. Eccolo qua. Aspetta, no, no, loaderbot, non mi scappar via. Aspetta che c'ho paura che mi vadano in giro e mi piglino qualche cattivone. Ok, steso, perfetto. Ma che tutti i rumori elettronici, ma dai. Sarebbe stato carino se come cibo gli avessero dato le componenti elettroniche, ma credo sia un pochettino complicato da realizzare. Sto attento perché ho paura di essere assaltato dalle genti. Oh, giraffe come non ci fosse un domani, eh. Buona, Ciccio, abbiamo le baccucce anche per te. Cioè, è il modello uguale. Ma no, che figata assurda. Ok, vediamo intanto se si è domesticato l'altro. Ciccio, non muoverti, mi raccomando, eh. Speriamo che non si trucidino male male tra di loro. Vediamo un po' se intanto hanno finito. E intanto continuo a esplorare questo fantastico deserto. Speriamo di non incontrare nessuno della Prometheus. Se no avrò grossi problemi. Perché intanto mi raccatto quante più risorse possibili. Ok, sembra che anche qui Oscar si chiama, si sia domesticato. Posso prendere anche lui. Nonna, porto fuori la spazzatura. Ok. Perché? Perché? Aspetta, aspetta che... Ah, non vedo niente. Vai col tuo collega lì, perfetto. E due ne abbiamo. Beh, spero che tu dovresti avere un attimino un po' più di vita del tuo collega. Oh, questo ne ha 4.000. È solo il Claptrap normale che è una chiavica immane. Ah, ok, allora. Ragazzuoli, restatemi qua cortesemente. E intanto io vedo di finire l'Oderbot e vediamo se c'è qualcun altro in zona. Onestamente non so quanti siano, ma è troppo bello come ti fondono i giochi. Abbiamo avuto Alien, abbiamo avuto gli UFO, abbiamo avuto una marea di robe in sto buio di gioco. Che figata assurda. L'Oderbot qui quanto ti manca? Sei al 90%. Hai ancora cibo? Bravo, Ciccio. Quindi dovrebbe domesticarti nel giro di pochissimi secondi e via. Vediamo se c'è qualcun altro in zona. Ahia, potevi aspettare 2 secondi, eh. Ciao Ciccio. Ma quanto non sei carino. Se ti potessi dipingere, perché io ti faccio giallo come i loaderbot classici. Aspetta che ho paura che arrivino le genti. Come posso prendere in mano anche te? No, come faccio a prendere in mano il loaderbot? Scusate. Ma ma non ci credo mai nella vita. Se lo guardi in prospettiva sembra che l'Oderbot stia volando. In realtà c'è la nonna Ubalda che lo sta trasportando. Aspetta che lo porto con i suoi fratelli che è meglio. Lo posso lanciare? Vai l'Oderbot! E lui già che vola, tranquillo. Sì, era già che si muoveva. Ciccio, non è che ci devi mettere un'ora. Buono, anche tu mi resti qui. Ok, e poi passiamo al prossimo. La squadra sfigatissima, cioè. Non servono a nulla. Onestamente non servono a un cavolo di niente. Godzilla sarà un attimino, penso, molto più feroce e brutale. No, sono attaccando un altro loaderbot. Loaderbot scappa. Aspetta, potrei anche salvarlo, tipo, Ma vabbè, dettagli, lasciamo che la natura faccia il suo corso. Beh, più o meno, ho alterato un attimino l'ecosistema di sto posto con tutte le mod che ci ho messo. No, c'è l'Oderbot che sta per tentare il suicidio. Vai, l'Oderbot! Non lo vedremo mai più, A quanto pare nessuna creatura tende ad essere molto intelligente da queste parti. Voglia che grandi si giraffe. Sì, sono quelle che abbiamo visto negli episodi passati. In una delle mod... Ciao! Te da dove mi spunti cosa sei? Mummy Trap, una mummia? Ah, porco cane, mi ha fatto prendere un colpo. Stupido lupo, mi ha fatto prendere un big colpo. Ma dimmi te. Ah, mio Dio, sì, ci dicevo, c'ha le bende attorno. Ok, anche questo modello c'ha problemi con le luci, a quanto pare. C'è un altro lì. Beh, ma è uguale o differente? Il mio Claptrap è differente, vediamo un po'. Questo è un Tooftrap, dente. Perché c'è un gigantesco dente con cappello che gironzola per...
per le lande. Ok, allora, prima di tutto vediamo di prendere il dentino qua, prima che gli venga una carie. Vieni qua che ti vengono... Oh, madonna, quanto è veloce! Oh, madonna, quanto è veloce! Placati un secondo! Ciccio, placati! Guardalo quanto buio, non è veloce! Aspetta, aspetta, aspetta. Sì, ciao. Cioè, lo ricordo, prendere che si muove in linea retta. Però i big traumi... Ah, guarda che gentile, torna indietro. Piantati. Ok, preso. Ogni tanto mi ascoltano, cioè l'ho pigliato tantissimo dietro. Perfetto, e ti cucchi un po' di cibo. Ora devo trovare dove è andato il claptrap mummia, che era da queste parti. Ah, si nota anche un attimino, che ho paura che me lo attacchino gli animali del luogo. Ciao ciccio, vieni qua, Tida, ti conosco una bellissima piramide in cui potrei stare. Stai buono un secondo, ste mummie che mi si rivoltano. Aspetta, 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 aspetta. Boink. Che fai? Che fai? Mi fai gestaccio? Mi ha fatto gestaccio? No, no. Tanto col prossimo ci vai. Mi ha sdribblato. Mi ha dribblato. Ah, no. Vieni qua. Claptrap. Vieni qua. Mi sembra che mi mandi a fan club, in effetti. Ok. È svenuto anche lui in posizione a te. Ah, buono. Vediamo di domesticarti. Porco cane. I traumi di sto episodio. Aspetta, trovo un po' di vegetazione ed è fatta. Sembra invece che il dentino si sia domesticato. Ciao Tooftrap, come va la vita? Vieni con me, ti porterò lontano. Mi segue? Mi segue? Ciccio? Ciccio? Ah, ok, l'ho visto un attimino dubbioso per un secondo. Vediamo un po', anche a te posso... Posso prenderli tutti, una roba incredibile. Ehi, Mammitrap, da dove arrivi te? Che colpo non mi son preso? Mi giro, c'era un'altra cosa che mi guardava da dietro l'angolino. Ok, sono stati anche questi due velocissimi da domesticare. Ah, vi dovrei portare tipo con i vostri fratelli? Ce la fate? Vi vedo confusi. C'ho paura, ho genuinamente paura di avere tutti questi claptrap attorno a me. A parte che non mi ricordo anche dove li ho parcheggiati. Ma se vedi un circolo di cretini, più o meno dovrebbero essere loro. Mi seguono? Lenti, ma mi seguono. Sì, ma c'hai l'animazione quando ti level up? Sì che ce l'ha, sì che ce l'ha, guarda. È l'animazione del vero claptrap. No, gliel'hanno messo, non ci credo mai nella vita. Eccone altri. Gironzolando ho trovato più copie dello stesso claptrap. Vediamo un po'. Questo mi sembra diverso, giudicare dall'altro. C'ha le corna questo, che diavolo c'ha? Cosa sei tu? Un Bontrap. Ma bello lui. Bello, bello, bello. Ti addomestico subito, mi anche... No, si è incazzato. Ai, picchia questo. Mi sta picchiando Claptrap. Oh, 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 oh. Non mi picchiare la nonna, che maleducazione. Ma dimmi te, è incazzerecissimo. Io è tipo tribale sto Bontrap. Ok. Aspetta, 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 aspetta. Tanto prima o poi ti piglio. Ah, guarda che sta fuggendo. Ah no, è svenuto malissimo. È svenuto malissimo. Ma dimmi te, maledetto rompiscatole. Ma come? Aspetta, aspetta che gli raccatto un altro po' di cibo. Ma mi ha aggredito male. Ma non si picchiano le nonne altrui, è maleducazione. L'ho imparato anche in ritardo, però. Ok, quindi abbiamo trovato anche un claptrap aggressivo. Ah, è livello 69, peraltro, non dico altro. Ok, ti lasciamo il cibo. E intanto te vedi a domesticarti. Vediamo se trovo anche l'altro. Eccolo lassù. Vediamo un po'. Che non mi picchi male anche questo. Aspetta, no, non volevo sparargli. Sei un modello. Che modello sei? R2D2 Trap. Tu dici uno più 8 dei poveri? Ma davvero? Beh, i colori sono quelli. Ma aggredisci anche tu? No. No, no, no. Da buon R2D2 lui fugge. E no. Dove va? Buono. Aspetta, 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 aspetta che ti piglio. Porco cane. Oh mio Dio, il bisonte. Ah, da quando c'è il bisonte in Ark? Non mi ricordavo il bisonte in Ark. Aspetta. No, 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 no. Oh, 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 oh. Aspetta, 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 bisonte. Devo aver pigliato il bisonte per errore. Vuoi? Vuoi che casino? Che casino sta accadendo? Devo prendere quell'unità assolutamente. Fermati. Sbloccassi in un angolino. C'ho il bisonte. Ok, il bisonte si è placato. Non sapevo neanche. Mi sa che veramente è una delle mod secondarie. Ok. No, scusi, ma mi si è incazzato anche troppo rapido. Te lei. Oh, ok, si incazza se ti avvicini troppo. No, 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 non mi incorni la nonna. Non mi incorni la nonna, cortesemente. No, no, si è incazzato proprio. Oi, 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 placati, non è un rodeo. Non è un rodeo. Aspetta, aspetta, aspetta. Au, au, au. No, non la nonna che si picchia, non si picchiano le nonne. Ok, per fortuna che c'è un angolo di virata che è tipo immane. Aia. Ah, no, 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 no. Ok, sta fuggendo? Direi di sì. Tanto mi parli di livello basso. Infatti è svenuto malissimo. Per il resto è livello 6. Sì, 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 ok. Ma guarda te, il big bisonte. A parte che sei stranissimo. Non li ho mai visti. Veramente mi sa che è una mod qua, eh. Oh, per fortuna che le bacucce abbondano. E sti cosi sono abbastanza facili da catturare. Beh, per fortuna che non li hanno messi eccessivamente complicati. Visto che onestamente allo stato attuale non servono a nulla. Ma più avanti potrebbero diventare una cosina interessante. No, per mia fortuna non siamo troppo lontani. La squadra è laggiù. E, vabbè.
Ho perso le unità. Ne stavo inseguendo veramente troppe. Ho tre genti mezzo addormentate. Dove è andato? Ah, ma sei sotto di me, Ciccio. Un'ora che giro. Ma dimmi te, devo essere incagliato da qualche parte tentando di raggiungermi. Ciao, Bontrap. Cortesemente non mi aggredire più. No, non ci salgo sopra. Ho avuto già un po' di problemi in passato con queste mod. Quando ci sali sopra, poi ti bughi malo. Rimani bloccato attraverso la mappa e via dicendo. No, sei tu che vieni con me. Dai, Ciccio, veloce. Anche perché mi hai aggredito la nonna, ce l'ho ancora con te, eh. Come il bisonte di prima. Allora, il bisonte è ancora qua, bello addormentato. Lui mi sta seguendo. Buon, quanto ci vuole addomesticare il bisonte? Onestamente non lo so. Ah, pochissimo, ok. Ciccio, fammi la guardia al bisonte, mi raccomando. Aspetta qua che devo finire con tuo fratello. Ah no, pare che abbia finito anche questa unità. Ciccio, vieni con me. Ce la fai? Ce la fai? Arrottati, developpati e digirati. Ok, perfetto. Ah, ok, ha finito finalmente. Ero andato a far cose da un'altra parte. Ciao bisontone. Sì, decisamente tu non sei di Ark. Ciccio, moscocone, stai fermo 10 secondi. Perché c'è bisogno di attenzione. Via, oh modo, quanto è grosso. Uilla, quanto è veloce. E vabbè. Nonna, mi vada piano che le ritirano la patente del bisonte. Che bestia che non è. Guarda che roba, beh, non penso che i bisonti siano così veloci. Cioè questo, ma no, placati un secondo. Guarda che roba, laggiù c'è un bisonte che litiga con chi? Non con i miei claptrap. Ma porco cane, non prendetela con i miei claptrap. Devo andarli a salvare. Aspetta che devo andarli a salvare. Ma santo cielo. Ui, ok, qualcuno l'ha ucciso. Oh mio Dio, no, che boia. No, un bisonte non dovremmo. Oh mio Dio, cos'è successo a quel bisonte? Gli schifume. No, stammi lontano che se muori anche tu ti trasformi in quella roba lì. Ok, la mia squadra adesso però è tutta mezza dispersa. Dove sono andati tutti? Ma dai. Ok, ce l'hanno fatta. Perché avete attaccato un bisonte? Forse il bisonte gli si è avvicinato. Potrebbe anche essere quella la spiegazione. Resta lì. Ah no, vabbè, che schifo. Dovete che io le odio ste cose. Ah, cioè i brividi nella vita vera. Le texture minchiate sono la mia criptonite videoludica. Però porca di quella porca, ci sono troppi pericoli in sto buio di deserto. Ah, mi sa di Achillo Better. Vediamo se riesco a farlo fuori preventivamente. Ok, un po' l'ho preso almeno. Non ha gradito. Achillo Better, placati. Ok. Ah, perché si devono sminchiare tutti male? No, dai, ma che schifo. Ce la fate? Uno ce l'ha fatta, uno l'abbiamo perso. Oh, ma mai una gioia. Ok, squadra, mi avete tolto la carcassa, bravi ragazzuoli. Allora, io vi lascio qua insieme al bisonte gigante, perché se si sminchia io disinstallo Ark. Vi lascio anche i vostri due nuovi fratelli. Dai, Ciccio, veloce, cos'è? Mi fate i rumori improvvisi che mi sono cacato. Sì, ci sono tutti. Sono ancora tutti vivi, misteriosamente, perché io c'ho Godzilla da andare a prendere. E voi, voglio dire, è meglio se state qua. Ciao, ragazzi, tornerò a prendermi se me lo ricordo. Addio! Ma guardalo quanto è bello sto coso. Potremmo domesticarli in teoria. Cioè fan strano. Siamo tutti fatti di metallo. Ma vabbè, Godzilla, è inutile rimandare, mi sto cacando. E ok, è l'alba di un nuovo giorno. Quindi direi che è la mattinata perfetta per tentare di addomesticarci un bel Godzilla. Anzi, il primo lo dovremmo distruggere. Il secondo sarà quello che dovremmo catturare. Perché prima per sbloccare gli engram dovremmo... Ah, precipito. No, mi salvo. Ok, salvo, come ho detto. Dicevo, figuraccia del manga. Ma vabbè, uccidendo il primo effettivamente ci sbloccherà gli engram e le ricette per poter avere i materiali per effettivamente addomesticare il secondo. Quindi, yay, dobbiamo usare ben due bombe atomiche. Allora, facciamo le cose per bene come Locatelli. Allora, la prima cosa che dovete piazzare normalmente è questo obelisco, che è tipo una struttura giganterrima e servirà effettivamente per evocare Godzilla, che avere tutti i materiali e via dicendo. Purtroppo la mod non è più in fase di sviluppo, un vero peccato. Vabbè, adesso lo piazziamo qua ad cacchium e ci abbiamo il mega obeliscone. Presumo che questi siano i nomi di chi ha donato per lo sviluppo della mod, che purtroppo non funziona più. Ah, peccato. Tante mod di Ark sono state annullate, come quella dei Pokémon e via dicendo. Ti piange il cuore, onestamente. Ma quindi ringraziamo il signor Pepezilla per aver sviluppato questa mod, che spero funzioni decentemente. La seconda cosa che ci serve è una bomba atomica. Ah, che bello! Che vi potete craftare con il classico uranio plutonio impoveriti che trovate nella drogheria sotto casa. Piccola citazione cinematografica. Facciamo una cosa. Io mi sono portato via ovviamente il nostro caro buon T-Rex, perché sarà pressoché indispensabile per tentare di far fuori Godzilla, che potrebbe spawnare in qualunque livello. Praticamente, se ho capito bene, dovrebbe arrivare una bomba atomica e da lì comparire Godzilla.
Lassù c'è l'obelisco, quindi siamo a posto. Dovremmo aver messo tutto. E come detto, il primo dovremmo farlo fuori, ma non sarà per niente facile. Dovrebbe, quindi credo di mettere radiazioni e altri schifi. Dovrebbe essere una creatura abnormemente gigantesca. Allora, Ciccio, io ti lascio qua e mi trovo... Ecco, quell'isoletta laggiù potrebbe essere il punto perfetto per spawnare Godzillark. Ok, devo darmi una mossa perché la bomba ha una durata molto limitata. A quanto pare i nostri i materiali di cui è fatta riescono a decadere abbastanza facilmente. Quindi diventerà molto presto inutilizzabile. Oh mio Dio, quell'isoletta dovrebbe essere perfetta anche perché in teoria l'acqua lo rallenta. Anche se sto coso sarà credo una delle creature più grandi che abbiamo visto. Beh, non sarà quanto il titanosauro, ma ci siamo capiti. E sta decadendo anche troppo rapidamente. Da solo non penso di poterlo far fuori anche perché non so di che livello mi spawnerà. Ok, la zona è abbastanza libera. Speriamo che le altre creature del luogo attirino la sua attenzione. Ma dovremmo essere a posto. Ok. 3, 2, 1, via. Ok, via, 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 via. Dovrebbe arrivare. Eccola che arriva la bomba. Via. Oh madonna, 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 madonna. Non sono abbastanza distante. Porca boia che pacca. Ah mio Dio, quanto è grosso. Ah mio Dio, quanto è grosso. Ma voi siete... Ok, 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 ok. Non... Ciao, piccolino. Livello 69. Ma cos'è oggi col livello 69? Guarda quanto è grosso. Ma voi siete scemi. Io dovrei affrontare quel coso lì. Ma anche noi, qualcuno c'ha l'alito pesante. C'ha un po' di alitosi, signor Godzilla. Ciccio, vieni da me, vieni a prendermi, ho paura. Se io, una persona normale, weila, come farebbe senza il tutino dalla nonna? Quel coso dovrebbe essere un fascio di radiazioni che dovrebbero contagiarmi. Speriamo di no, ti vedo là sotto, c'ho paura però. Ok, eccolo laggiù, buono. Mi ha perso un attimino. Ciccio, altro che ho bisogno di te, fai tutto tu. Io guardo dalla distanza. Ok, nonna, ce la possiamo fare. Dobbiamo solamente affrontare Godzilla, cosa vuoi che sia. Ci hanno fatto due film e l'hanno buttato giù. Beh, il secondo film non l'ho visto, quello... Ok, io non mi ci ho visto. Ciccio, Ciccio, che ruttoni che non tira sto coso. Madò, quanto è grasso. Ok, via, via, morici, morici. Ok, lo stiamo facendo parecchio. Orco cane, mi ha disarcionato. Madonna, mi devo allontanare, mi devo allontanare. Io gli darò manforte da qui. Col potere che ipnotizza, madonna del lag, riesce effettivamente a... A mettere in crisi la nostra creatura. Buono, buttalo giù. Madonna di quel cavolo di attacco che fa un sacco di, problemi. Ok, ok, ce la sta facendo. Ce la sta facendo, l'abbiamo quasi ucciso. Moremma lag. Ok. Aspetta Ciccio, mi si stanno scaldando le armi. Vai, vai, vai. L'ha ucciso. E mi ha dato tutti i techgram. Mio Dio. Bravo Ciccio. Te lo sei anche dimmi che te lo sei pappato e in realtà non l'hai ucciso col fuoco perché t'ammazzo. Ci avrebbe dato una marea di risorse buone. Cretino, spero che tu abbia preso un po' di cosine. Beh, di sicuro ha preso 39 punti di level up. Ok, me l'ha portato a livello 147, non dico altro. Ok, dovremmo far fuori Godzilla più spesso. Ci ha dato dell'uranio, delle celle G. Dovremmo raccattare, penso, del pesce, in teoria, pesce radioattivo. Adesso non sto a far vedere tutti i passaggi della moda, noi ce li saltiamo e ci cucchiamo quanto prima un altro Godzilla. E come potete vedere ci ha sbloccato le ricette per l'ether stabile, che presumo sia una sorta di combustibile o altro per craftare Bigger Gun, cioè l'arma più grande ancora. Ok, tutto questo servirà effettivamente al nostro obelisco, dopo ci torniamo, che è l'arma con cui buttare giù. Usa delle speciali munizioni nucleari, che indovinate quali sono? Sono questi, le fanno anche verdi per farti capire quanto sono cazzerecce. E sono ovviamente tutte cose abbastanza rare e via dicendo. E poi dovremo usare il Prime Fish e lo dovremo irradiare con la polvere di uranio. Dalla serie perché no. E poi avremo la sella del nostro Godzillark, che a quanto pare cioè fa il 35.100% in più di danni come arma. Ok, questa la dobbiamo vedere. Ok, è praticamente tutto pronto. Sono tutto qua all'obelisco. Abbiamo tutto quello che ci dovrebbe servire, in teoria, spero almeno, per craftarci, anzi per addomesticarci, scusate, un nuovo Godzillark, che vabbè sarà una bestia incredibile, anche dopo la Prometheus, voglio dire. Allora, abbiamo una nuova bomba atomica. Oh, 14 minuti prima che si disattivi il nucleo. Abbiamo il Prime Fish, che dovrebbe servirci per l'appunto ad addomesticare il simpaticone. Ovviamente è pesce Prime Fish irradiato con tutte le radiazioni plutonio radiative e via dicendo. Abbiamo 34 mini nuke, mini bombe atomiche, che serviranno a sia danneggiarlo che a
stordirlo in, dovrebbe dargli torpore. E questo gigantesco lancia missili che adesso carichiamo subito. Penso che si ricarichi da solo. Buono. Abbiamo la sella per il ciccetto. Oh, tempesta di sabbia adesso. No, dai, che devo andare a domesticare le genti. Mi sta arrivando una tempesta di sabbia in questo preciso momento. No, forse mi salvo. Ancora non vedo troppe... Oh, ok, come l'ho detto, ecco le rogne. Di certo non posso domesticare Godzilla con la tempesta di sabbia. Sarebbe un attimino problematico. Per fortuna col tutino, che dovrebbe un attimino ripararmi. Ma dai, non posso cacciare Godzilla in queste condizioni. E ho pochi minuti prima che la bomba atomica diventi inattiva, dannazione. Anzi, aspetta che mi ricarico anche la nuova arma nel frattempo. Bello piccolino lui, olè. Con queste piccoline dovremmo fare un bel po' di danni a Godzilla. Il karma me la sta giocando brutta però, eh. Sono dovuto andare a esplorare il deserto, dimenticandomi delle sue maledette condizioni meteo. Aspetta, aspetta, forse si sta attenuando? Perché prima non potevo correre. Ok! Ok! Ok, perfetto. Il tempo è orribile, ma in teoria dovremmo essere a posto. La nazione è altamente inquietante. Non mi dire che tipo è partito anche il vulcano nella parte normale di Ragnarok, perché da quando sono qui non è partito una singola volta. Mi hanno detto che c'era tipo un timer interno. No, non ho mai visto mezza esplosione, mezza eruzione. Ok. Buono, ok, buono, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, 3, 2, 1. Bomba in arrivo, via. Ok, 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 eccola che arriva, eccola che arriva. E... non è esplosa? Scusate, non mi è esplosa la bomba atomica. Ok, è esplosa adesso. Arco cane, mi ha preso un colpo, madonna santissima. Livello 46, buongiorno. Ciao ciccio. Porca puia che pacca che non mi ha tirato anche lui. Anzi, ho preso anch'io i danni della bomba atomica. Ha fatto proprio un'esplosione. Ok. Probabilmente gli sta anche causando un po' il torpore. Ui, che pacca non mi ha tirato. Porco cane. No, sembra che ci siano ancora gli effetti della tempesta. Ok, io ti piglio anche dalla distanza, ciccio. Non è che mi faccio problemi, eh. Ah, dimmi che lo piglio. Dimmi che... L'ho mancato clamorosamente. Per fortuna che ho parecchie bombe atomiche. Mi sa che... diamo la colpa alla tempesta che mi sta deviando i colpi. Perché ti sposti? Buono. Placati, aspetta, aspetta, aspetta. Se mi attacca dalla distanza posso attaccarlo anch'io. Uila, l'hai sentito, simpaticone? Vieni qua, vieni qua. Aspetta che se mi svini in acqua troverò problemi. Non vorrei che avesse la barretta dell'ossigeno. Aiuto, aiuto, aiuto. Oddio, 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 oddio. Vieni qua molto rapidamente. Ciao, simpaticone, lo vuoi un bel proiettilone nucleare? Ok, preso. Dimmi che sviene, dimmi che sviene. Sì, unconscious, lo leggo da qua. Perfetto. Pensavi di fregarmi, Godzilla. E invece, buono. Buono, 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 aspetta. Ui, dovrebbe essere sopra l'acqua, in teoria lui non dovrebbe avere problemi, vediamo un po'. Ok, non ha la barretta dell'ossigeno, non ha la barretta dell'ossigeno, quindi non mi resta che spostargli il pesce radioattivo. Non so quanto ci vorrà, onestamente, io glielo sposto tutto. Tanto non penso che nessuno mi possa far fuori Godzilla. Buono, e mi pare, sì, taming 0%, ottimo. Ottimo, dovremmo solo attendere. Ma Godzilla dovrebbe essere nostro. Sta a boia di tempesta che rottura di scatole però, eh. Figa che adesso c'ho le mini bombe e nucleari in compenso. Nonno Ubaldo sarà felice di aggiungerle al suo arsenale. Nonna che dice? Lei gradisce. Si sta facendo la scampagnata sulla coda di Godzilla. Direi niente male, bello radioattivo come piace a lei. Buono, dovremmo solo tenerlo addormentato. Non so neanche che cavolo di parametri abbia in effetti Godzilla. Non so se devo sparargli un'altra bomba per tenerlo effettivamente molto addormentato. Sì, ciao, guarda la barra del torpore. Non ricordo neanche a lei che ho il numero. Quanta ha di vita? 1.360.000. Buono, il piccolino, non male. Aspetta che intanto gli ci sposto anche la sella, così non me la devo portare in giro. Che sta succedendo? Perché c'è un numero che sta variando? Ah, te lo stai pappando, ciccio? Ah, direi di sì. Come metti il cibo nell'inventario? C'è già il cibo nell'inventario, furbo. Ah, secondo me è un indicatore di tempo. Quanto tempo manca prima che lui si ributti un po' di cibo? Si mangi un po' di cibo? Ah, ok. Oh, è passata la tempesta. Alleluia, Buono, buono, buono. Almeno grazie al tutino della nonna Ubalda non sono stato mezzo accecato e via dicendo. Ah, vedo creature pericolose laggiù. Specchi mi tengo a debita distanza. Ah, sei un alfa? Mi sa di sì. Per fortuna che io ho la cura per tutti gli alfa. Le bombe atomiche, per quanto piccole, sono comunque potenti. Madonna, non so neanche dove l'ho sparata. Oh madonna, oh madonna, oh madonna. Ho fatto un po' di danni, ma mi sa che non ne ho fatti abbastanza, È una viverna di fuoco alfa. Aia, brucia, non le avevo mai incontrate fino adesso. Aspetta che le estinguiamo subito. Mi faccio ricaricare l'arma nucleare e la faccio estinguere in rapidità. Ok.
Un missile atomico risolve la questione, come avete potuto vedere. Perfetto. Uccisa la viverna. Non avevo mai visto ancora viverne alfa. Bella lei. Cioè, totalmente non addomesticabile, sapete molto bene. Che figata. Godzilla, datti veramente una mossa che non c'ho tutto il giorno. Sto trucidando. È certo, arriva l'Argentavis, si pappa un'intera viverna che pesa 8000 volte più di lui. Godzilla che è stato domesticato. Ok, vabbè, solito esagerato. Ciccio, ti ho preparato il pranzo se vuoi, ce l'ho qua. Aspetta che vado a prendere il piccolino a scuola, eh. Ma dimmi te, questo ce lo testiamo alla velocità della luce. Che fine ha fatto la bomba atomica, peraltro? Ah, la bomba atomica è ancora lì. Fotte sega, tanto mai Ark fra le radiazioni e casini vari. Che bestia di bomba. Presumo sparisca da sola. Ah, si decompone da sola. Bomba livello 1 morta. Vabbè, poverina. Ciao Ciccio, come stai? Mio Dio, ma che bestia. Ma dai. Vabbè. Ok, qua ci saliamo subito. Godzilla livello 69. Tutti livello 69 quest'oggi, a quanto pare. Aspetta che gli mettiamo la selluccia. Ecco qua. Dov'è la selluccia? Ok. Oh, cos'è? Perché è formata da due generatori di corrente? È strana. E davanti ci hanno messo tipo una poltroncina. Bizzarra come sella, non dico di no. Oh, senti, io ci salgo e tanti saluti. Ok, la Prometheus ci avrà anche viziato. Ma ammetto che vederti arrivare anche con Godzilla, di sicuro la gente si cacca un attimino. In prima persona fa stranissimo, c'ho tipo una console fatta malissimo, ma c'ho tipo una console con la bibita. Oh madonna quanto sono in alto. E vabbè, oh madonna, così posso anche accelerare. Vai anche in acqua, Ciccio? In teoria sì, perché Godzilla era una creatura anche marina. Marina. No, aspetta, era un'altra marina quella. Aspetta che tanto... Oh, facciamolo mangiare, il piccolino. Ecco qua, mangia che ti vedo un attimino deperito. 80 unità di primate. Ok, anch'io andiamo a rompere le scatole. E vabbè, si fa anche i big salti. No, vabbè, esagerato. Vedo altre viverne. Che ci fanno le viverne in altre parti? Aia! C'ho le manteche, i piragne che mi mozzicano il Godzilla. Buono, allora, troviamo qualcuno su cui testarlo. Ah, ma è zona viverne questa. Nessun problema, non potrei chiedere di meglio. Aspetta, diamo gli attacchi col tasto destro. Ok, c'ha l'alito pesante. C'ha l'alito tanto, tanto pesante. E con la C invece... vabbè! Cosa ha fatto? Non so cosa fosse. Probabilmente fa qualche status alterato ai mostri e alle creature. Buono, ora vediamo di raggiungere quelle cavolo di viverne che a quanto pare mi stanno ignorando della serie. Non guardarlo così non ci rompere scatole. Ma invece io sono stronzetto e le scatole ve le vengo a rompere comunque. Venite qua, su, venite a giocare con noi. Vivernucce, brave. Oh madonna, la one shottata la viverna. Aspetta che c'è un'altra viverna qua. Muorici, malo. Provano ad attaccarmi, ma no, direi proprio di no. Sono morte tanto, tanto malo. Buongiorno, mi piovono creature morte dall'alto. Mi domando se da qualche parte qua attorno ci sia uno dei loro nidi. Il problema è che anche con Godzilla non è che sia facile muoversi. Beh, di certo se voglio attirare l'attenzione delle viverne, rubargli un uovo potrebbe essere la tattica giusta. Ui là, guarda anche gli allosauri che fuggono. Sì, viverna, ciao. Ciao, cone. Morte malissimo, non è neanche a girare la telecamera. Ah, figata. Sto coso iperpotente. No, vabbè, c'è anche la zona mega sopraelevata, va che figaggine. Posso anche fare il big salto dall'alto. What a day, Godzilla volanti. Beh, ma che salto sull'altra montagna? Non è che fosse proprio mia intenzione. Ah no, gli ho fatto tirare una craniata, povero, scusa, non volevo. Tuffo, bomba. Aspetta, piano. Ok. Oh madonna, questo coso sott'acqua è velocissimo. Ma che bestia. Vabbè. Guardalo, è velocissimo, mi sto percorrendo interi chilometri di mare in un secondo, ma dai. Oh, ciao piccolino. Ti vedo lì in mezzo, ma potrei one-shotarti, vediamo un po'. No, non la manta. B-shotato Lead Sictis. Ok, va bene, perché no? Non ha neanche la barra dell'ossigeno, quindi può stare sott'acqua tranquillamente quanto cavolo gli pare. Quando si stanca, papparapà, che puoi tornare fuori a rompere le balle a tutti. Buongiorno. Ci sono un po' di volatili qua attorno. Un po' tanti. Mi sa che lo spawn si è un po' sminchiato, eh. Vabbè, è Ark, questo è altro. E vabbè. Cioè, quando li attacchi, questi partono via sminchiandosi completamente. Sì, decisamente sì. Vola, piccola creatura. E
ok, dai, buono, Godzilla, che piccolo, puccioso e adorabile, come avete potuto vedere. Siamo anche presi un esercito incredibile di Claptrap, uno più scemo di quell'altro. Ma vabbè, valeva la pena darci un'occhiata, no? Erano talmente tanto strani. Quindi nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Ma io direi che anche questo episodio è tutto, quindi lasciate un bel mi piace per continuare la serie. Candidati su Feudal Icon a crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!